vera della vita, impressa in ogni cosa, legge che muove gli astri del cielo, in un concerto d'armonia. Thank you.
vediamo se riusciamo. Eccoci, ci siamo riusciti. Benvenuta! Allora, Sormina, contestualizziamo un po' questa serata. Come sarà questa serata e da dove è nato questo desiderio di creare questa serata? Il desiderio di questa serata è nato quando ho visto fuori da questa chiesa preghiamo per i cristiani dell'Iraq. Da lì è partita l'idea. Io sono venuta 3 anni fa dalla Germania a Piacenza per prestare un altro servizio qui a Piacenza dalle suore scalabriniane e ho detto, ma io in Germania avevo un coro di iracheni, una comunità di iracheni che con cui io lavoravo, io le devo far venire in Italia, a Piacenza, in questa parrocchia. E così è nata l'idea, ho cominciato a parlare con Don Giuseppe e dico, ma facciamo venire solo loro? No, invitiamo altri cori di altre nazionalità. E da lì è nata l'idea per rispondere a quella frase biblica che dice come cantare i canti del Signore in terra straniera. Questo salmo che racconta e dice cantateci i canti del Signore, voi schernando un po', si dice questo schernendo, ecco, sì, voi stranieri, venite qui. Uno che sta in terra straniera non canta più perché è triste, però ho pensato che attraverso il canto i popoli si possono incontrare ad un livello diverso, che mi posso raccontare, posso dire della mia terra. E così è nata l'idea, poi ho cominciato a parlare con Don Giuseppe, con le idee, con i cori, con te, e adesso siamo qui, è arrivata la serata. Un altro punto era perché quest'anno celebriamo la memoria di 20 anni della beatificazione del Beato Scalabrini. Alla chiesa di Piacenza e alla chiesa del mondo, quindi un motivo in più per celebrare. E non è un caso che abbiamo fatto questa serata qui? Sì, non è un caso. Da qui poi Scalabrini su queste pietre ha camminato Scalabrini e ha inviato i primi missionari, i padri scalabriniani, sono partiti da questa basilica ad essere missionari per i migranti. E allora è un motivo in più per celebrare questo qua. Dunque, questa sera io un po' vi parlo di anticipo dei vari cori, mentre poi i cori si iniziano a preparare. E abbiamo deciso di iniziare proprio con il coro di Sant'Antonino, proprio perché è un modo anche per accoglierci un po' tutti qui in casa loro, diciamo. Allora, la Scuola Cantorum di San Giorgio Piacentino è un'associazione di promozione sociale che ha per scopo quello di contribuire all'apprendimento, pratica e diffusione del canto corale. La sua storia inizia negli anni 70, nata come coro parrocchiale per volere di Monsignor Luigi Ferrari, la guida del coro fu affidata a Enrico Colombi, che lo diresse per quasi un ventennio. Dopo la sua precoce scomparsa si sono susseguiti diversi maestri, il professor Manfredi, insegnante di musica alle scuole medie, Luigi Zanotti, sino all'arrivo nel 1999 dell'attuale direttore, la professoressa Anna Solini, che è anche flautista e cantante. Ci sta tutto l'applauso. Con l'arrivo di Anna Solinas c'è stato un rinnovamento del repertorio e ai tradizionali canti liturgici si è aggiunto lo studio di brani sacri e profani, antichi e contemporanei, musica da film, con una particolare attenzione al repertorio della tradizione popolare di tutto il mondo. Faccio un po' fatica perché sono arrivata a usare l'archetto, oggi invece mi ritrovo congelato con le mani un po' quadre, quindi vi chiedo di scusarmi se mi faccio attendere ogni tanto. E poi abbiamo la Corale della Misericordia, è una formazione di recentissima data che nasce nel marzo 2014 per desiderio di alcuni associati al servizio di assistenza pubblica volontario denominato appunto Misericordia. E avere un proprio coro che animasse col canto gli appuntamenti di ritrovo più importanti dell'associazione stessa e che si proponesse anche come mezzo per allenare con il canto eventuali situazioni di sofferenza e malattia. Della corale fanno parte ad oggi circa 25 elementi provenienti dal servizio di assistenza, ma anche simpatizzanti con o senza pregresso.
esperienza corale. Questa sera la Scuola Cantoro di San Giorgio Piacentino e la Corale della Misericordia di Piacenza ci faranno ascoltare tre brani molto conosciuti e molto belli: I Cieli Immensi, Popoli Tutti, Jesus Christ, You Are My Life. E allora, a voi, la Scuola Cantoro di San Giorgio Piacentino e la Corale della Misericordia di Piacenza, diretti da Anna Solinis.
purtroppo. Grazie.